di Pasqua. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria di Magdala stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!» Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va a dire ai miei fratelli: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Miei cari, questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci e in esso esultiamo. Il ritornello del Salmo 17 esprime il tema di fondo della festa di Pasqua. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Il primo giorno che ha fatto il Signore è stato quello della creazione del mondo. Il secondo è stato quello della redenzione del mondo. Con la sua passione, morte e risurrezione, Gesù ha ricreato, cioè ha creato di nuovo, ha redento il mondo, liberandolo dal peccato, dal male, della morte. Per questo siamo invitati dalla Chiesa a rallegrarci e a esultare. La gioia della Pasqua non deriva però da fatti contingenti, come un buon pranzo, una gita, lo scambio di qualche regalo, la colomba, l'uovo di Pasqua, ma deve derivare dalla fede. Solo chi crede in Gesù morto e risorto può rallegrarsi ed esultare in questo giorno, come facciamo noi, che ci siamo riuniti per partecipare alla Santa Messa, memoriale della Pasqua del Signore. Ma non vogliamo godere egoisticamente la festa di Pasqua, bensì vogliamo partecipare la nostra gioia anche ad altri, a tutti, incominciando dagli amici clochard che hanno condiviso con noi tante belle feste negli anni passati e oggi sono qui, purtroppo per l'ultima volta, a celebrare la Santa Pasqua. Per l'ultima volta, perché nel prossimo mese di giugno lascerò l'aeroporto di Linate. Ma vi assicuro che continuerò a ricordarvi con nostalgia e a pregare per voi. In questo santo giorno il nostro pensiero va poi a tutte le persone care e amiche, incominciando dal Papa Benedetto XVI, all'Arcivescovo di Milano, Cardinal Dionigi Tettamanzi, ai sacerdoti che il prossimo 11 giugno concluderanno l'anno sacerdotale. Intendiamo soprattutto ricordare e pregare per Don Marco Ferrandi, che dopo aver lavorato per 33 anni a Linate verrà ordinato sacerdote il prossimo 12 giugno. Salutiamo con affetto tutti gli aeroportuali lavoratori con le loro famiglie, ma soprattutto salutiamo e preghiamo per i disoccupati, i malati, i carcerati, le persone sole.
Il Signore risorto rechi a tutti e a ciascuno il conforto, la serenità e la speranza. Ascoltiamo ora la parola di Dio attraverso le tre letture della Messa per vedere che cosa ci dicono della Pasqua. La prima lettura è tolta dagli Atti degli Apostoli, il libro scritto da San Luca, autore anche del terzo Vangelo, e narra appunto gli atti, cioè le azioni, le imprese che gli apostoli, soprattutto Pietro e Paolo, hanno compiuto dopo la risurrezione di Gesù. Nel brano che abbiamo letto colpisce l'espressione: egli si mostrò ad essi vivo. Gesù, dopo essere morto e risorto, ora è vivo ed è apparso molte persone che hanno dato testimonianza. Gesù è risorto storicamente 2000 anni fa e non è più morto, come invece sono morti Lazzaro, il figlio della vedova di Naim, e il servo del centurione che Gesù aveva risuscitato. Gesù è una persona viva oggi, anche se non lo vediamo e non lo sentiamo, e lo sarà fino alla fine del mondo. Sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Noi non abbiamo solo il ricordo di Gesù, come l'abbiamo di tanti altri personaggi della terra. Non dobbiamo pensare a Gesù come a un personaggio d'altri tempi, vissuto lontano da noi, ma a una persona viva, presente, oggi, con la quale possiamo parlare, che ci ascolta quando preghiamo, che lotta, piange, gioisce con noi, perché ci ama come figli. Gesù è vivo, è con noi per sempre. È presente in modo velato nel sacramento dell'Eucaristia e della confessione. È presente nella sua parola, è presente in tutti gli uomini, soprattutto nei poveri, che dobbiamo amare da fratelli come li ha amati lui. Se Gesù è vivo ed è con noi, chi potrà essere contro di noi, dice San Paolo, per cui dobbiamo fidarci di lui, affidarci a lui, confidare in lui, sempre. Nel brano di Lettera ai Corinzi, seconda lettura, San Paolo ricorda i fatti principali del credo cristiano. Dice: Cristo morì, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno. Ma si sofferma in particolare sulle apparizioni di Gesù risorto. Dice che apparve a Cefa, Pietro, ai 12 apostoli, a 500 fratelli, a Giacomo e da ultimo a se stesso, che si riteneva indegno di essere chiamato apostolo perché ha perseguitato in buona fede la Chiesa di Dio. Le apparizioni di Gesù risorto sono importanti per due motivi. Primo, perché testimoniano la verità del fatto che Gesù è veramente risorto. Secondo, perché la nostra fede oggi si basa sulle testimonianze degli apostoli. Noi non abbiamo visto con i nostri occhi Gesù risorto, ma l'hanno visto per noi gli apostoli, che erano persone veritiere, e noi crediamo sulla loro testimonianza. A San Tommaso Gesù aveva detto: tu hai creduto perché hai visto, beati quelli che crederanno senza vedere. E tra questi ci siamo anche noi. Anche noi a volte vorremmo vedere, sentire, toccare fisicamente Gesù. Ma se ciò avvenisse, non avrebbe più senso la nostra fede e non sarebbe più meritoria. Anche la Madonna, che è morta e risorta come Gesù e con Gesù, a volte è apparsa a dei veggenti, dimostrando così di essere viva, vera, con il suo corpo glorioso. E noi crediamo sulla testimonianza dei veggenti verificata e certificata dalla Chiesa,
come è avvenuto a Fatima e a Lourdes e in altre parti del mondo. Dell'episodio evangelico che descrive l'apparizione di Gesù risorto Maria di Magdala, la donna convertita da Gesù, colpiscono due cose. Anzitutto il fatto che Gesù chiama la Maddalena per nome, Maria, ed ella lo riconosce come il Maestro. Anche ciascuno di noi è conosciuto da Gesù per nome. Per Dio non siamo una massa informe, ma delle persone singole, create una ad una, perché amate personalmente. Santa Teresina del Bambin Gesù si entusiasmava guardando nelle notti d'estate le stelle dell'Orsa Maggiore che formavano una specie di lettera, T, Teresa. E diceva alla mamma, guarda, il mio nome è scritto in cielo. Ebbene, noi possiamo dire che il nostro nome non è solo scritto in cielo, ma addirittura nella mente e nel cuore di Dio. Spesso ci chiama per nome, come un buon papà e una buona mamma, per dirci che ci vuole bene, ci ama. Ma noi siamo così distratti dalle cose del mondo che non ci accorgiamo della sua chiamata. E per questo soffriamo di solitudine, di paure, di tristezza e di depressione. La seconda cosa che colpisce nel fatto della Maddalena è che dopo aver riconosciuto Gesù è diventata una testimone di Gesù risorto. Dice il Vangelo che andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore. Anche noi, dopo aver conosciuto il Signore per mezzo della fede, dobbiamo diventare annunciatori e testimoni di Gesù risorto. La gente che ci accosta, i familiari, i colleghi di lavoro, gli amici, attraverso il nostro modo di parlare e di agire, attraverso la nostra coerenza, devono capire che noi siamo cristiani e che siamo fieri di appartenere alla Chiesa Cattolica che professa questo credo. Se non riusciamo a dare questa testimonianza, vuol dire che il livello della nostra fede è ancora basso e non è come dovrebbe essere, per cui abbiamo bisogno di pregare di più, di ascoltare con maggiore attenzione la parola di Dio, di accostarci di più ai sacramenti, soprattutto alla messa e alla confessione. Conclusione. Oggi è il giorno di Pasqua. Ma la Pasqua non si esaurisce in un sol giorno, perché per la liturgia dura per 8 giorni, anzi per tutto il tempo pasquale fino a Pentecoste. Per un vero credente però la Pasqua non ha mai termine, perché verrà ricordato ogni domenica, in ogni messa e in ogni giorno della vita, in attesa di celebrare la nostra Pasqua personale, la Pasqua eterna, quando dopo la nostra morte vedremo anche noi Gesù e Maria con i loro corpi risorti e gloriosi, e sarà grande festa per noi, una festa che non avrà mai fine.